dire ai propri elettori. Perché dire no all'autonomia differenziata sarebbe un errore clamoroso anche politico, e peraltro io sono di quelli che per primo la propose. Solo che io ho proposto un'autonomia che è diventata un po' come proposta il patrimonio del centro-sinistra, ma anche apprezzato, visto da diversi presidenti, ad esempio del sud e del centro-destra, che hanno il timore che un'autonomia differenziata fatta in modo sbagliato rischi di togliere a chi ha già meno di altri a dare a chi ha già qualcosa in più, cioè che siamo alcune regioni del nord o le regioni del nord. Per fare un'autonomia differenziata fatta bene servono alcune cose. La prima, che vengano definiti i primi livelli essenziali di prestazione. Io peraltro non è che lo dico adesso, ci sono audizioni bicamerali, credo tre, in cinque anni, che sono andato a diversi parlamenti e governi a sostenere delle commissioni preposte. Secondo, serve una legge quadro votata dal Parlamento, così come ho detto dei LEP, bisogna superare la spesa storica, altrimenti non cambia mai niente. Poi bisogna che venga tolto le parole residui fiscali, perché se trattieni le tasse si avvicina più alla secessione che all'autonomia differenziata. Io ho sempre detto, non voglio un euro di più di quello che ci danno, basta anche un in meno, l'importante è poter gestire noi alcune risorse che già ci arrivano, ma non fate gestire a Roma. Poi bisogna eliminare scuola, sanità, cioè voi ce la vedete un paese con 20 pubbliche istruzioni diverse, dai, faremmo da questo punto di vista obiettivamente ridere. Dopodiché si può discutere di tutto, la nostra idea di autonomia è un'idea che parte dal permettere di programmare meglio, in un paese in cui non avendo mai certezza delle risorse che arrivano fai fatica a programmare, e poi un'autonomia che permetta soprattutto di semplificare la vita a famiglie, persone, imprese, perché bisogna sburocratizzare al massimo. Insomma, vedremo. Noi abbiamo chiesto al governo di coinvolgere di più e meglio le regioni e avere il tempo e la pazienza per fare una cosa fatta bene, altrimenti saremmo costretti a dire che così non va. Scese, discese, voli, crolli. La politica italiana si è abituato a un cambio rapido di leadership, a volte è anche un problema, perché rischi che le persone possono pensare che chiunque metti non sia capace di fare quello che propone, e quindi il rischio è anche di un indebolimento e magari un pensiero che questa democrazia sia talmente imperfetta che poi non ci si riesce. Quindi il Partito Democratico certamente ha subito una sconfitta al pari di 5 Stelle e Terzo Polo, anche frutto di questa legge elettorale che, andando tutti soli, e questo immagino e spero anche gli altri lo vogliano considerare per il futuro, per evitare di perdere sempre, ci ha portato ad avere una rappresentanza in Parlamento persino inferiore ai reali voti acquisiti, e la destra ha preso una rappresentanza molto superiore come percentuale parlamentare sui voti realmente acquisiti. Ora avremo anni davanti, se divento segretario garantisco che al governo ci torneremo solo quando vinceremo le elezioni. Abbiamo anni per metterci al lavoro, non sarà facile, però io penso che si può recuperare, e se non lo pensassi non sarei qui a provare a fare questo bel percorso, insomma, molto democratico. Ecco, se divento segretario però vi garantisco che non commenterete più 6 mesi per fare un congresso che appariamo marziani rispetto ai tempi di vita normali delle persone, quando invece dovremmo, al contrario, difendere però un percorso democratico, una vera festa democratica che vede migliaia e migliaia di persone, vedremo quante, ma scegliere chi li guida. Quella domanda che mi fate sempre, gli altri partiti non siete in grado di farla perché sapreste quella risposta, non saprebbero rispondere, scelgono in tre chi li deve guidare, io non mi permetto di giudicare quel percorso, è legittimo, ma difendo il fatto che con la crisi dei partiti e della politica noi si continui a far partecipare tutti quelli che vogliono, però i tempi andranno in futuro accorciati perché così è davvero troppo lungo. Quasi tutti, adesso vedremo Fratelli d'Italia, che è persino un problema perché quando bruci classi dirigenti troppo in fretta la gente potrebbe essere indotta a pensare che chiunque metti non ce la fa, e quindi questa democrazia è così imperfetta che se la cediamo un po'. Avete visto Lula, Abbiamo visto Capito lì, ma basta stare in Europa, paesi come la Polonia, l'Ungheria, la Turchia, sono democrazie, ma come? Quindi attenti, eh? Però ripeto, io penso davvero che abbiamo davanti una strada e una stagione nella quale non ci regalerà niente nessuno,
ma noi siamo nati, e quelle ragioni quando è nato il PD sono tutte valide, per essere una grande forza. Io voglio che riscopriamo la vocazione maggioritaria, è il contrario dell'autosufficienza. Le alleanze sono indispensabili, ma noi dobbiamo avere il fisico e la forza di non essere subalterni a nessuno, anche quando faremo le alleanze. Grazie.